grazie Giorgio, e buongiorno a tutti quanti voi. Allora, che bello vedere tanta gente, soprattutto tanti professionisti, Allora, per me è un grande piacere essere venente qui, è soprattutto un onore. Insomma, non è la prima volta che vengo agli eventi di Giorgio e ho avuto la possibilità di conoscere tutti gli amici di Giorgio, ovviamente da Massimo, al dottor Mariani, al professor Spaggiari, insomma Bartolomeo, da quel che parlo ho visto, eccolo. Persone incredibili professionisti, e mi piace dire che sono dei cavalieri della luce, che con la loro spada di luce penetrano un pochettino il buio, un pochettino ma mica tanto, il buio che c'è là fuori c'è da tanto tempo, ma adesso questo buio si sta sciogliendo, perché quando si accende la luce il buio se ne va. Quindi, insomma, per me è veramente un grande onore, ma il fatto che ci siano così tanti professionisti qua dentro, mi piace pensare che ci sono 250 persone qua dentro, quindi 250 cavalieri della luce. E questo è un esercito importante che si abbina e si associa a altri eserciti là fuori per poter veramente portare sempre più luce, dare sempre più consapevolezza, risvegliare la coscienza delle persone a capire che cosa è giusto fare, non quello voglio fare, perché troppe persone seguono il voglio fare. E oggi voglio raccontarvi anche la mia storia della differenza tra quello che è giusto fare e quello invece che una persona vuole fare. E allora partiamo dal... molte persone mi magari non molte, adesso ho esagerato, qualcuno mi riconosce per i vari successi che ho avuto in televisione, per i programmi che ho presentato, programmi che ho vinto, reality, l'Isola dei Famosi. Qualcuno ha visto l'Isola dei Famosi quando l'ho partecipato nel 2003? Fantastico, nessuno. Bene. No. Bene, vuol dire che non guardate la televisione. Questa... qualcuno ha visto un programma che ho fatto in televisione? Sì, sempre quella persona, già capito che... Vabbè. Ma va bene, sto parlando al pubblico giusto, perché almeno le persone non hanno un preconcetto di quello che è, perché a volte è difficile smontare un preconcetto. Noi siamo persone, l'essere umano è un individuo molto particolare, ha bisogno di certezze, allora deve localizzare, deve casellare un qualcosa, perché così almeno lo potrà controllare. Insomma, questo è un po' il bisogno di ogni essere umano, ma il fatto che non mi conoscete per me è molto importante. Vedete, ho avuto diversi successi nel mondo della televisione. Dopo 25 anni ho vinto i reality, ho avuto successo come fiction, insomma. Nel 2003 ero il personaggio maschile più famoso d'Italia e ho guadagnato molto, ho perso molto, ma quello che molte persone non sanno è che ho avuto almeno 10 volte gli successi nella vita, in tutti i campi, nella separazione, bancarotte, separazione con tipo Kramer contro Kramer, quindi separazione quando i bambini non vengono, si dice in gergo, i genitori si prendono a bambinate, questo dicono gli avvocati. E quindi le separazioni, bancarotte, incidenti, malattie, depressione, l'ho conosciute tutte. Il punto è, non è quello che... vedi, è proprio questo, l'attenzione la richiamiamo proprio nel momento stesso in cui notiamo che le persone hanno sofferto come noi. Perché è questo che ci accomuna. Non ci accomuna il successo, ci accomuna le sofferenze, ci accomuna i buchi in cui cadiamo, ci accomuna... la parte umana che ci lega tutti quanti, che è quello, il fatto di le sofferenze, le emozioni negative, i problemi nella nostra vita, siamo fatti uguali. Il punto è cosa fai, il punto è che quando sei lì cosa fai, cosa pensi, quali sono le tue scelte. E voglio parlarvi proprio di questo legandovi proprio al discorso epigenetico. Per me l'epigenetica è la scelta.
E noi abbiamo questa scelta, noi tutti abbiamo questa scelta, questo è il grande dono che ci ha dato Dio, il libero arbitrio. Cosa fai? Cosa fai quando le cose, sappiamo che l'epigenetica è quello che condiziona l'ambiente, condiziona il nostro essere, ma cosa fai? Cosa scegli di fare quando l'ambiente condiziona il tuo essere? O cambi ambiente o cambi il mondo dentro di te. E inizi, come ho visto prima la dottoressa, inizi a fare scelte diverse, inizi a dire ok, parte tutto dal pensiero, inizia a pensare cose diverse, invece di quello negativo, perché vedete, il nostro cervello, adesso ve lo dico a voi, voi me lo dite a me, ma quello che ho imparato molto bene è che il nostro cervello è come una bussola, o punto da una parte o punto dall'altra. Quindi se voi puntate sulle cose che non funzionano nella vostra vita, tutto quello che viene fuori da quelle cose lì sono emozioni negative, ma se voi puntate quello che funziona nella vostra vita, allora le cose iniziano a cambiare. Okay? Io divido le squadre in amore e paura, quindi siete concentrati sull'amore o siete concentrati sulla paura? Chiedetevelo questo, più volte al giorno, perché più volte ve lo chiedete, più siete consapevoli dove state andando. E quindi quello che, beh, c'è una legge in natura, ce ne sono tante, quello che semini raccogli. Non sempre, perché magari una settimana prima del raccolto arriva una tempesta e ti spazza via tutto. Anche lì, cosa fai? Che cosa fai? Voglio raccontarvi una piccola storia riguardo a questo. Ieri io stavo venendo qui. Alle 6 sono salito sul treno, che era in ritardo di 40 minuti, e credendo che fosse il treno giusto. Vado al posto, vedo, dice, no, c'è un'altra persona seduto. Io dico, guarda, come sono italo. Fanno due posti la stessa persona, due biglietti, c'è un posto vicino, mi siedo e inizio a lavorare. Dopo un po', dico, ma Bologna? È partito da Milano. Io dico, ma Bologna? Vabbè, adesso no. Adesso scendo, adesso. Prendo la mia roba, mi presento davanti alla porta che non si apre mai. Porca miseria, aspetta un secondo, com'è? Allora controllo un attimo sul cellulare, fammi un attimo vedere, e vedo che siamo passati Firenze. Ho detto no, aspetta un attimo. Allora giro un attimino, sono nel panico perché dovevo arrivare ieri sera e mi stava aspettando Giorgio, e dico vado lì. Allora c'è un signore, dice, guarda che questo si ferma a Roma. Come a Roma? L'unica fermata è Roma, come Roma? E tu, io devo scendere a Bologna, c'ho il biglietto. Sapete come le cose, no? La cosa ingiusta, no? Sapete che siete sulla strada, io c'ho il biglietto, me devo scendere. Fa, no, guarda, devi fino a Roma. Come mai? Alla fine vado a vedere, quel treno era Italo come il mio, quel treno era il binario 8 come il mio, il suo numero era 9995, il mio era 9955. Io ho detto non è possibile, e quindi sto lì, primi 5 minuti un'incazzatura con l'Italo, col governo italiano, con tutti quanti, con chiunque, anche con la mosca che era entrata a Milano e scendeva a Roma con me. E io ho detto non è possibile. E poi a un certo punto, no, ero lì e mando un messaggio a Giorgio e dico guarda, cercherò di prendere il treno, tra l'altro il treno era arriva a Roma. Il treno era dopo un'ora e sarebbe arrivato a Bologna alle 3:30. Mando un messaggio a Giorgio, Giorgio dice non ti preoccupare, le cose sono andate così. Non vi ho detto che domani e dopodomani ho un evento di 2 giorni di 12 ore che devo presenziare. Ho detto porca miseria, adesso come faccio? Adesso cosa faccio? Non come faccio, cosa faccio? A quel punto ho detto ok, lui mi dice non ti preoccupare, stai tranquillo, rilassati, solo amore, mi scrive. Beh, è Giorgio. Non ti preoccupare, facciamo un'altra volta, stai tranquillo. E la scelta era quella di stare e trovare un albergo e poi l'indomani, no, non ho fatto quello che volevo fare, ho fatto quello che dovevo fare. E torno a Giorgio. Io stanotte prendo quel treno, stasera prendo quel treno e torno indietro. Ho preso il treno, sono tornato a Bologna, il treno ovviamente in ritardo, perché non c'erano, era un treno che faceva tutte le fermate, quindi ho visto Follonica, cioè da Roma a Follonica. Tra l'altro l'evento che farò domani e dopodomani è lì vicino. Quando ho visto che era Follonica e l'evento a 50 km, ho sorriso. Ho detto, vedi? E si è fermata, ho sorriso. Quindi
No, ho detto vado su e poi torno giù. Quindi sono venuto su, 3:30, arrivato alle 4, esco fuori, prendo un taxi, detto, vado a dormire. Esco fuori, ho aspettato il taxi un'ora. Sono arrivato alle 5 di mattino, sono messo a letto, erano le 5:20. Gli ho detto a Giorgio, quello che è giusto è giusto. L'epigenetica è così, cosa fai? Quello che è giusto per il tuo bene, è giusto per il bene del tuo ambiente, è giusto per il bene di domani. Questa è l'epigenetica, fai ciò che è giusto, fai cosa è giusto per il bene tuo e delle persone. Non oggi, non quello che vuoi fare, ma quello che è giusto fare. Io sono un credente, io ho aperto il mio cuore a Gesù Cristo, a volte l'ho chiusa nella mia vita, a volte l'ho aperta, e ho imparato una cosa molto chiara, non facciamo quello che vogliamo, ma quello che è giusto fare. E a volte non lo vogliamo fare, non ha importanza, quello che è giusto fare. Quindi per me questa è l'epigenetica. Voglio raccontarvi come sono arrivato a Giorgio, grazie. Ho dormito 3 ore, vedi? Grazie. Dunque, mi trovavo, ero a Los Angeles e come tutta la mattina mi alzo per fare meditazione, mi alzo, bevo un bicchiere d'acqua e torno sulla sedia per fare meditazione. Io sono un meditante da circa 2016, 8 anni, un meditante trascendentale, e faccio meditazione 2 ore al giorno. Stanotte ho fatto 3 ore di meditazione sul treno. E quella mattina mi sono alzato per fare meditazione, mi sono seduto sulla sedia, a un certo punto è successo qualcosa che non avrei mai immaginato e non dimenticherò mai. Ho chiuso gli occhi e ho sentito un puff all'orecchio e la testa è iniziata a girarmi forte. E ho aperto gli occhi, tutta la stanza girava e in quel momento lì non capivo cosa stesse succedendo, credo che il cuore mi stesse uscendo dal petto, credo fosse un infarto, non lo so, ero veramente molto molto mollo. Non riuscivo a capire la prima volta, eppure io ho fatto tante cose, ho fatto il pugile, ho fatto tante, ho corso in macchina, quindi ho provato sensazioni forti, ma come quella mai. E feci una cosa che non dimenticherò mai, alzai il braccio destro per dargli questo impulso e il braccio fece questo. Gli ho detto porca puttana, lasciatemela tutta, porca puttana, qui c'è qualcosa che non va, veramente. A tentoni, cadendo per terra, sono andato in bagno, ho cercato di vomitare, mi veniva a vomitare. Niente, mi sono girato, mi sono guardato allo specchio e ho visto un uomo che era bianco così, sudava sangue, delle gocce così di acqua, ma gli occhi erano rossi come il sangue. E in quel momento lì ho detto dai Walter che ce la fai, dai che ce la fai anche stavolta, dai che ce la fai anche stavolta. E in quel momento lì mi sono passate tante cose, insomma, credevo fosse il mio momento. E quando ho realizzato questa cosa qui, non ho pensato a tutto quello che credevo fosse importante nella mia vita, come soldi, carriera, eccetera, neanche i miei figli, che sono una parte importantissima della vita. Ho pensato a una cosa sola: se questo è arrivato il momento, Walter, se questo è il momento, sei sulla strada giusta, hai fatto tutto quello che dovevi fare. E la risposta è stata no. La risposta è stata no. No, cazzo. No, io non voglio stare lì, non voglio fare questo, io voglio fare altro. Io sento, perché è incredibile, quando arrivi in quel punto tutto diventa chiaro. Tutto si chiarisce, tutto è chiaro. Ebbene, facendola breve, sono andato in ospedale a Cedars-Sinai, era Los Angeles, uno dei più grandi ospedali, eccetera, e dopo 4 ore mi hanno riscontrato che avevo avuto 2 ictus, 2, non uno, io faccio le cose in grande. 2 ictus al cervelletto causati da una malformazione al cuore, di forma periglobale, che io non sapevo neanche di avere. E quindi, chiamai Massimo Spattini. Massimo Spattini, ci eravamo sentiti, perché ci conosciamo, io conosco lui da molto tempo, perché il signor Massimo Spattini è un grandissimo bodybuilder, negli anni 80-90 era su tutte le copertine italiane, e io mi allenavo in palestra e dicevo, voglio diventare come lui. E poi ho avuto la fortuna di averlo come amico negli ultimi anni, e una settimana prima di questa cosa ci siamo sentiti con Massimo e lui mi fece il test del, ti ricordi, il test del cortisolo, dello stress, e mi disse calmati, fermati. Ti ricordi? E io dissi sì, quando tornerò all'America mi fermerò, e difatti ho mantenuto la promessa.
La cosa è che quando successe questa cosa qui, chiamai subito Massimo. Massimo, è successo questo. Lui mi disse: ascolta, prima cosa, vai sulla Lincoln lì a Los Angeles e vai a comprare il Chow Food. Io gli ho detto: Chow che? Chow Food. Chow Food, ok. Massimo, tu hai appena detto che ho avuto due cazzo di ictus. Cosa devo andare a comprare? Integratori? No, no, vai a comprare il Chow Food. Ok? Vado lì, ovviamente, grande stima. Anche lì non facevo quello che volevo, quello che dovevo fare. Quindi vado da una persona che stimo tantissimo, vado a prendere e compro tutte le boccette che c'erano in shelf, dico tutte, mi dia tutta la scatola, via. Dice: ovviamente è mancato ossigeno al tuo cervello, devi alimentare l'ossigeno, devi mandarlo. A quel punto vengo in Italia, faccio un intervento, mi mettono uno stent nel cuore grande come una monetina da 2 euro. Capisco che la televisione, la ringrazio dopo 25 anni, ma dico no grazie, non è più il posto dove posso veramente aiutare le persone a ispirare, perché adesso è breve, ma nella mia vita ho avuto veramente tanti, sono caduto in tanti buchi e tutte le volte che mi sono rialzato ho capito che cosa ho fatto, allora ho detto come posso mettere a servizio questo delle persone, questo è veramente quello che è, quindi ho deciso di togliermi ufficialmente dalla televisione per poter servire, per essere qui con voi domani davanti a 100 persone che si impegnano, venire lì, quindi fare tutte queste cose qua al mettere a servizio e poi fare i miei corsi, insomma capire la PNL, ho studiato direttamente con Balder, il co-creatore della PNL, l'ipnosi, insomma tutte queste cose, tutte tecniche per dare alle persone attraverso la mia esperienza, ma tecniche, degli strumenti affinché loro potessero veramente far uscire il grande potere. Vengo in Italia e dico a Massimo: senti Massimo, io voglio conoscere il distributore della Chow Food perché mi rendo conto che mi ha aiutato veramente tanto. E conosco Giorgio e dico: guarda Giorgio, sappi, questa è la mia storia, vorrei tanto conoscerti, vorrei, perché questo è il mio modo di fare. Io quando vedo una qui c'è un signore meraviglioso che tra l'altro ha letto il mio S-Drive e poc'anzi, questa persona è una persona particolare, molto particolare, ok, abbiatene cura, è una persona molto particolare, Marcus. Marcus in pochi minuti è riuscito a capirmi. E wow, questo è forte. E ha capito che io sono un ricercatore, quando scopro un qualcosa devo andare in profondità. Pensate, sono stato 27 anni in un mondo superficiale, invece ho sempre vissuto la mia indole, quella di stare nella profondità. Però ci sta, senza il buio, ne parlavo prima, non ci può essere la luce, quindi dobbiamo accettare anche la dualità. Senza il buio là fuori, senza le persone che ci vanno contro, noi non possiamo tirar fuori e fare il nostro compito. Quindi conosco Giorgio e gli dico: Giorgio, guarda, da quel momento siamo rimasti. E gli feci una promessa. La promessa è: mai più un giorno senza il Chow Food. E lui ogni tanto mi manda messaggi: ehi, stai prendendo il Chow Food? Ma hai fatto una promessa, mai più un giorno senza il Chow Food. E quindi così è stato. Avrei tante altre cose da raccontarvi, ma è un momento importante e c'è Mariani che è una persona meravigliosa, tra l'altro, tutte persone meravigliose, però ecco, qui c'è un grande amore a Bartolomeo, grazie ancora per quella telefonata, io ricordo ogni cosa e questa cosa mi commuove. Quando dico che veramente ci sono dei cavalieri della luce qua dentro, è così. Io non so quanti siete uniti a questa missione, ma siate con noi e portate sempre più gente, perché questo mondo ha bisogno sempre di più di persone come voi, ha bisogno sempre di più di cavalieri, quindi mi raccomando, quindi grazie per essere stati a sentire.